L'arte del Vangelo questa settimana racconta la chiamata dei primi discepoli. Cominciamo con Domenico Ghirlandaio, appunto La chiamata degli Apostoli, un'opera del 1481-82 realizzata presso la Cappella Sistina in Vaticano. Ghirlandaio racconta nello stesso momento più aspetti della storia. Gesù chiama Simone e Andrea sulla sinistra in secondo piano. Poi, sempre in secondo piano, vediamo Gesù, però ora sulla riva destra, che chiama, seguito da Simone e Andrea, gli altri due fratelli Giacomo e Giovanni, mentre riparano le reti insieme al padre Zebedeo. Le scene in secondo piano, quindi, esprimono episodi precedenti. Quella in primo piano, invece, presenta Pietro e Andrea in ginocchio, mentre ricevono la benedizione da parte di Gesù. Hanno il nimbo sulle teste, così come Gesù. Pietro è vestito di giallo o arancione, mentre Andrea di verde. Sono i colori, infatti, che maggiormente li contraddistinguono nelle rappresentazioni artistiche. Ghirlandaio attualizza la scena, riempiendola di personaggi vestiti secondo le fogge a lui contemporanee. L'opera è ovviamente realizzata in Vaticano, ma qui sono rappresentati tutti i personaggi fiorentini che abitavano a Roma. A sinistra un gruppo di donne parla tra sé, non particolarmente interessate all'evento. Anche il gruppo di giovani più in alto conversa piuttosto distrattamente. Paiono più attenti i tre in primo piano e quelli sullo sfondo. Curioso che al centro della scena, dietro Gesù, sia ritratto Dio ti salvi Neroni, un uomo costretto a fuggire da Firenze perché avversario di Piero de' Medici. Anche il gruppo di destra presenta esponenti fiorentini a Roma, in particolare diversi personaggi della famiglia Tornabuoni, banchieri de' Medici e tesorieri del Papa. C'è anche il fratello di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico. L'uomo anziano con la barba bianca è Giovanni Argiropulo ed è uno dei molti dotti che fuggono da Costantinopoli dopo la presa da parte dei musulmani nel 1453. Sarà tra quelli che insegnano greco a Firenze, permettendo di leggere i testi originali dei classici, cosa che, ad esempio, neppure Dante aveva potuto fare. Un ampio paesaggio si perde all'orizzonte. A sinistra una città nordica, a destra proprio Firenze. In cielo volano vari tipi di uccelli, secondo i significati simbolici dei bestiari medievali e tardogotici. Ad esempio, il ritmo ciclico della natura è rappresentato dall'accoppiarsi in volo degli uccelli dipinto sulla sinistra. Di Duccio di Boninsegna vediamo La chiamata di Pietro e Andrea, un'opera del 1308-1311, ora alla National Gallery of Art di Washington, Stati Uniti. In origine era parte della predella sul retro della Maestà del Duomo di Siena, quella visibile dal clero. Nella seconda metà del Settecento venne smembrata, con la perdita di alcuni pannelli o la loro trasmigrazione all'estero, come in questo caso. Alla fine dell'Ottocento finì in Inghilterra e nel 1929 a New York. Gesù è a sinistra, accanto a una rupe. Si rivolge ai due fratelli con il gesto della mano che accompagna le parole.
La barca ha una curiosa prora curva. Nell'acqua si distinguono chiaramente i pesci. Simone risponde subito a Gesù, colto nel suo carattere focoso. Andrea, invece, è ancora concentrato nel suo lavoro di pescatore. Entrambe le opere, in modi diversi, ci spingono a meditare sulla logica dell'incarnazione, ancora a così breve distanza dal Natale. Gesù chiama, i discepoli rispondono. Ma tutto avviene nella complessità delle vicende umane. Ghirlandaio trasporta la chiamata di Gesù nel suo tempo, intrecciandola con omaggi alla comunità fiorentina a Roma, non sempre esempi di cristiana virtù. Duccio si rifà alla tradizione bizantina e la sua opera subisce i mutamenti del gusto. Accolta trionfalmente da grande concorso di popolo del 1311, viene poi smontata e parzialmente distrutta nel 1771, recuperata alla fine, ma non più in una chiesa, ma in un museo. La storia della chiamata di ciascuno di noi non si svolge in una perfezione astratta, ma nella concretezza di un tempo, di un luogo, delle fragilità e delle contraddizioni. Eppure, nonostante questo, accade. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo al capitolo 4, versetti 12-17. Thank you.